La torta è pronta! Nonna ne andrà pazza! Grazie per aver recuperato il mio zaino! Ti devo un favore! Poi il cacciatore guidò Cappuccetto Mavis lungo una scorciatoia per portarla a casa della nonna. Sciallati qui, Cappuccetto Mavis. Vado avanti io e controllo che non ci siano tracce del lupo cattivo. Non ricordavo che la storia finisse così. La leggerò di nuovo.
arresto, però Cappuccetto Mavis non poté più proseguire. Wow! Fino a qualche ora fa non c'era nulla qui! Disse il cacciatore sorpreso. Guarda, il terreno è pieno di queste impronte. Il mio fiuto infallibile mi dice che queste sono impronte di... un dodo! Scialla! Spiegò il cacciatore. Dunque non potevano far altro che tornare indietro sui propri passi. Cosa? Perché? Le bastava camminare sui muri! Ma come potrebbe farlo? Lei non può... Va bene, d'accordo. Cappuccetto Mavis cominciò a camminare sui muri. Fico! Fico! Come ho insegnato a Mavis quando era bambina. Fantastico! Ah, è come rivedere Mavis quando aveva solo 30 anni.
Cosa? Non è quello che è successo! Penso che la storia sia andata così e la leggerò di nuovo. Leggi di nuovo, la storia non è così.
cercare. Infine, Cappuccetto Mavis arrivò al cimitero che circondava la casa della nonna. Roba da matti! Sto per infrangere il mio record personale! Credo che qualcuno ci stia seguendo. Sei tu! Lo sconosciuto che ci sta seguendo! Ecco... Guardate, c'è Bigfoot! Dove? Ehi, ladro! Ah, i reni! Non ho più l'età! Cosa? No, 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 non è successo quello!
Cappuccetto Mavis riuscì a trovare la cesta che il vile lupo le aveva rubato. Ma... oh no! La cesta era vuota! Addio, sfigata! Era una trappola! Il lupo cattivo l'aveva tirata sulla strada più lunga mentre lui scappava con la torta dalla scorciatoia per la casa della nonna. Corri, Cappuccetto Mavis, sbrigati! Che sia così che vada la storia. Yeah!
Quando Cappuccetto Mavis arrivò a casa della nonna, non credette ai suoi occhi. Che succede qui? Oh, nipotina mia! Questo cagnaccio ingordo ha rovinato tutto! La bestia ha mangiato la torta in un sol boccone! Oh, ai, la pancia! Lo sapevi che il lupo cattivo voleva rubarti la torta? Se lo sapevo, gliel'ho detto io! Che grande faccia tosta che hai, nonna! E perché? Oh, Cappuccetto Mavis, figlia mia! Posso spiegare? Papà, sei tu! Sì, sono io! Volevo dimostrarti quanti pericoli rischi di trovare nel bosco e che non devi fidarti degli sconosciuti. Non sono più una bambina, papà. Lo so, tesoro, è solo che per me sarai sempre la mia bambina ultracentenaria. Aia, aia, fa un male cane! Beh, guarda cosa hai fatto con le tue scemenze. Ora dovrò setacciare tutta la palude e cercare gli ingredienti per preparare una pozione curativa. Se vuoi accendere il fuoco magico, devi beccare un bastone incantato. Ne ho visto uno nel bosco stregato.